Cari amici, bentrovati. Nuova puntata, un po' a bocce ferme. La prima cosa che facciamo è invitarvi a iscrivervi al canale. Come stai? Di pragmatica, perché qui qualsiasi cosa chiedi. Tutto bene? Ma tutto bene, diciamo che il sollievo post partita, e quando dico sollievo non intendo soddisfazione, ha Sollievo, sollievo. poi lasciato spazio a delle riflessioni che adesso condivideremo Assolutamente. su quello che è, purtroppo, mi pare, un certo adattamento, ripiego o assuefazione alla bolla di mediocrità nella quale pare essere precipitato il mondo Juve, a tutto tondo, Massimo, dalle dichiarazioni del cosiddetto special panel one al comportamento in campo, all'umore della gente, a come Sì, viene non... Fammi trattata dai giornali stranieri. fare prima due puntualizzazioni importanti. La prima, se questo, se qualcuno ha l'idea che questo sia un canale gratuitamente contro Allegri, si è sbagliato. Questo non è un canale gratuitamente contro Allegri, ma molto critico. Potrebbe esserci, in questo momento c'è Allegri, poi potrebbe esserci Guardiola, Klopp ed altri, ma non è gratuitamente, un canale che dà contro all'allenatore, in particolare in quella persona. Questo è il primo punto. Quindi, ahimè, se qualcuno si è fatto questa idea, probabilmente è un'idea sbagliata, anzi, togliamo probabilmente, è un'idea sbagliata. La seconda cosa vorrei dire è questa. Non abbiamo gioito per una sconfitta, cioè noi abbiamo provocato volutamente molti di voi, ci siamo anche provocati, diciamo, Naturalmente. autoprovocati. Nessuno è contento della mediocrità. Abbiamo soltanto detto, e lo ridico una volta per tutte, che c'è stata una reazione diversa più da squadra. Cioè, è un concetto difficile da capire questo. Uno, non è un canale contro nessuno gratuitamente. Due, la mediocrità non interessa nessuno. Tre, e aggiungo, parleremo anche di soldi, perché la Juventus ha un passivo in questo momento di 250 50 milioni di milioni. euro, ma è Exor anche che ha un passivo nell'ultimo semestrale di 226 milioni, e questo io l'ho letto stamattina. È equivocabile questa dichiarazione, me lo dico non per essere antipatico a qualcuno, mi sembra abbastanza chiara come dichiarazione. Mi sembra chiara, però evidentemente le cose o vanno ripetute o dette in un'altra maniera Probabilmente per. qualcuno immagina, ah, cretino, vai No. via, no, non è questo, cioè non è la nostra E che logica. purtroppo, Massimo, si è instaurato nell'ambiente Juve, e questo per responsabilità certamente della dirigenza, ma anche per la mentalità che ha portato questo allenatore. Cioè, parliamo di dati di fatto, no? Cioè, non è una petizione di principio, No, cioè, lo sarebbe giustamente. chiunque avesse lo stesso tipo Mi di sembra chiaro questo, comportamento esatto. in seno a Nostra Signora. Si è instaurata questa mentalità per cui già all'epoca in cui si persero le finali di Champions vengono ancora adesso considerate dei trofei ed è una baggianata sesquipedale, no? No, se si perdono, si Nel perdono. momento in cui si elencano i titoli ai quali coloro che li hanno portati a casa hanno partecipato, si aggiungono sempre queste due cose come se fossero titoli. Non è così. Nessuno sano di mente può pensare che alla Juventus si festeggi una sconfitta. Cioè, stiamo parlando della Juventus, o perlomeno di quella che io ho nel cuore come Juventus, e non di questa sbiadita controfigura, Hai detto quella che bene, io chiamo controfigura. a volte la pro allegrese, no? Perché non è una questione solo di competitività sportiva, è questione di come vengono affrontate le gare in termini di spirito, in termini di atteggiamento, in termini di rispetto per la propria tradizione, per la gente che paga, per
per la maglia, per i tifosi, anche per tutti, perché alla fine, poi a me sembra tanto una cosa, noi non siamo felici se la Juve perde, cioè questo vorrei che fosse estremamente chiaro. Essere critici è una cosa, ma non è che io voglia vedere la Juve perdere o voglio vedere la Juve perdere perché così dico, bene, Allegri, no, non è questa la logica. No. Le scelte che farà la società sono scelte doverose anche alla luce di quello che, insomma, sono le perdite di bilancio. Dico, qualcuno ha criticato, vabbè, il PSG passeggiava, cioè il PSG ha un sacco di soldi, non ha ancora vinto la Champions, ci sono dei motivi, perché probabilmente si affida all'estero dei singoli con magari un'idea di gioco minore. Ma prima o dopo ci arriverà Massimo, allora, è solo questione di tempo. Il tifoso trascura spesso e volentieri, il tifoso come mentalità, il fatto che compriamo questo o quest'altro. Se non hai i soldi, non lo puoi fare. Cioè, se tu compri Neymar, Mbappé, Messi, devi avere i soldi. Senza l'argento, come si dice in Francia, non fai la guerra, che è una cosa bruttissima fare la guerra. Massimo, poi qui intanto non dobbiamo dimenticare che il Paris Saint-Germain è sostanzialmente una squadra di Stato. Assolutamente, hai detto bene. È una squadra di Stato. Hai detto bene. La Juve, giustamente, deve per sé, perché non è che Exxon non possa permettersi di comprare chi diavolo vuole e quando vuole, ma la Juventus Football Club S.p.A. è un ramo d'azienda, esatto, tra l'altro molto marginale nell'impero Exor. Assolutamente. Non è il core business, senz'altro, di Exor. Non è il core business, è la propria spendibilità planetaria è assolutamente inferiore a quella di un altro ramo d'azienda, la Ferrari, tanto per dirne un'altra. Quindi deve perseguire dei criteri di sostenibilità. Detto questo, perseguire questi criteri non vuol necessariamente dire avere una squadra mediocre, richiede invece di puntare moltissimo sulla competenza, sulla capacità, certo, di andare a stanare talenti e avere il coraggio di schierarli prima che costino cifre o inaccessibili, certo, o non concedibili dal bilancio, no? Un esempio per tutti l'abbiamo anche avuto ieri sera, e Napoli, io sportivamente faccio i complimenti a Napoli, che non ha condotto una campagna acquisti multimilionaria, ha anche perso qualcuno di importante, ha pure perso qualcuno di importante, ma in ogni caso ha giocato al calcio e ha giocato anche molto bene al calcio. Noi questo chiediamo alla Juventus, poi lo sappiamo che ci sono momenti in cui non si può o non si riesce a vincere, ma vogliamo un atteggiamento diverso, perché siamo, io perlomeno, io, ma penso molti che ci seguono, e lo so perfettamente anche tu, siamo stanchi di vedere una squadra, non che gioca solo un tempo, che un tempo, a volte il primo, a volte il secondo, lo trascorre in coma, e l'altro in una sorta di dormiveglia apparentemente vigile, perché il fatto che poi nella ripresa a Parigi, Massimo, si sia andati avanti, si sia cercato il pareggio, cioè l'atteggiamento è piaciuto, quanto questo atteggiamento sia frutto di concessione degli avversari che magari speravano di colpire e ci sono andati vicino, no? In contropiede, perché ogni respiro che Mbappé esalava prendeva 3 metri a Bonucci. Certo. Dicevo, è vero, abbiamo frequentato la metà campo altrui, però attenzione, abbiamo tirato 3 volte in porta e sempre con dei cross, cioè non si è riusciti a costruire un'azione palla a terra o mettere uno dei nostri in condizioni di concludere. Questo mai. Allora, e questo, scusami, okay, Massimo, okay, finisco. Ed è un problema, perché abbiamo visto che Paredes è il regista che aspettavamo, sì, ma anche lui, se questa squadra non ha uno straccio di gioco, di idea, di trama, hai voglia essere, ma puoi anche essere Fellini. Allora, intanto ripeto, e torno un attimo al fattore economico. Arriva bene, è arrivato qui per rimediare gli scempi fatti da qualcun altro,
e conosciamo perfettamente gli ingaggi, insomma, le spese un po' folli. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che se la Juve gioca così, e va bene, Allegri ha delle responsabilità, ragazzi, però le responsabilità non sono soltanto del tecnico, ma di chi lo ha scelto e di tutta una serie di cose che immagino conosciate anche voi. Quindi cominciamo a dire che alla fine questa presidenza probabilmente è zoppicante, lo possiamo dire? Ma è molto claudicante, Massimo, perché, claudicante, perché punto primo. Intanto qui bisogna ricostruirsi. Tutto lo staff è claudicante. Un'immagine decente. Abbiamo visto, Ezio, delle cose, un calciatore con questioni stregonesche. Un altro calciatore, fatti suoi, non abbiamo volutamente toccato questo argomento da novella 2000 e qualcuno ci è campato per con qualche video, cioè, molti l'hanno fatto, non ci interessa, però probabilmente, a parte il fatto che queste immagini sono uscite misteriosamente proprio ora, non stiamo facendo una bella figura. Quindi la responsabilità, cominciamo a spalmarla un attimo. Abbiamo una persona che probabilmente non riesce più a fare. Non voglio tornare indietro su Allegri ha vinto, quello che è stato nella vita. Conta, mi disse una volta Franco Costa, grande giornalista, mi disse, guarda, conta quello che fai adesso. Assolutamente. Quello che hai fatto è tutto bello, ma una volta era così, eravamo i primi, numeri uno, senza Champions, ma eravamo i primi, adesso però non lo siamo più in questo momento. E quindi spalmiamole un attimo queste responsabilità. Però vedi Massimo, qui è il momento... Io credo veramente sia cogente ritirare le fila e innescare un processo di ricompattazione, perché l'idea che la Juventus dà è quella di un'entità disgregata, dove certo. Non tutti ovviamente remano dalla stessa parte. E intanto a cominciare dalla comunicazione, dall'immagine che si vuole dare di questa società, immagine già lesa da tante vicende, non ci torno sopra, ma immagine vilipesa durante le conferenze facente funzioni, cioè, non, è ora di ritornare ad un rigore se vogliamo severo ma sabaudo, fatto di sobria esposizione di quello che è il blasone Juventus. Per chiudere, invitarvi a iscrivervi al canale. Questo è un canale che cerca di ripercorrere in maniera sommessa e anche di dare un'immagine consona della Juventus. Poi oggi i tempi sono diversi, sono cambiati, ce ne rendiamo conto, la vecchia mentalità non esiste più. Sì, però non possiamo... Però possiamo pensare che la Juventus continui ad averla, almeno in parte, no? Cioè, che si ragioni con grano salis. Sì, quindi, però... questo è... Però Massimo, guarda, io veramente ritengo intollerabile questo degrado a livello di provinciale e di provincialismo. Manifestato tanto nelle esternazioni quanto poi sul campo, e questo tipo di mentalità, beh, ovviamente, cioè, chi la deve dare? La deve dare chi è stato preposto a guidare la squadra, perché sì, è vero, però è vero tutto, ma abbi quel pazienza. Preposto lì era già stato mandato via prima, tu immaginati come può tornare. E soprattutto alla luce dei risultati, ora come può essere? È benissimo, cioè, ci fosse un vero direttore sportivo, sarebbe un'altra... E perché non c'è il direttore sportivo? Lo sappiamo, no, perché non c'è il direttore sportivo. Però, accidenti, cioè, nel momento in cui tu stai in qualche modo, anche farraginoso, tentando di raddrizzare la barca, di portare a casa un pareggio, e tu mi sostituisci un'attaccante che tra l'altro ha fatto anche molto bene, Ezio, ma io non so per mettere un Locatelli, ma questo vuol dire che sei fuori dallo spazio-tempo. Esattamente. Hai paura. Ma io non sto discutendo questo, su questo hai ragione, poi siamo già un po' fuori overtime. Sto dicendo che le responsabilità sono di chi fa questo tipo di scelte, ma di chi le ha legittimate queste scelte, perché alla fine lì quello che viene fuori è un'estrema confusione, e l'estrema confusione tu la vedi anche in campo. Questo voglio dire, ok,
ci sono responsabilità, cerchiamole e diamole tutte. Dobbiamo avere un po' il coraggio di dire, attenzione, nessuno qui sta di là, adesso già immagino. Non sto dicendo che la dirigenza d'altro non ci abbia dato molto, Non sto dicendo questo. Sto dicendo che occorrerebbe un cambiamento radicale, punto. Sì, e smetterla di contentarsi del nulla, perché in questo momento io vedo tifosi al limite del fanatismo per difendere l'indifendibile e contentarsi delle briciole che cascano per terra, come se fossimo, con tutto il rispetto, dico la prima squadra che mi viene in mente, un pizzighettone qualunque. Sì. Iscrivetevi al canale, nessuno è stato contento di perdere e abbiamo soltanto evidenziato quello che poteva essere un barlume di speranza. Iscrivetevi al canale, ci vediamo presto. Alla prossima, a Ugo.